Grazie mille Presidente. Allora, guardi, io intervengo brevemente per rispondere. Volevo neanche intervenire, però ho sentito delle cose che necessitano precisazioni. Io innanzitutto stigmatizzo insomma, le illazioni che sono state fatte soprattutto al centro-est, cioè il fatto che questa delibera non è stata sviscerata, che non è stata trattata. Abbiamo fatto una commissione piuttosto lunga in cui insomma, è stata partecipata a tutti quanti e che poi ha portato all'approvazione all'unanimità di questa proposta. Io, insomma, se era tanto sentito questo tema, invito i colleghi a partecipare alle commissioni patrimonio, anche senza gettone, insomma, possono liberamente farlo e intervenire in quel luogo portando tutte le perplessità del caso. L'intervento dell'assessore Viarelli è stato esaustivo perché appunto si va a perfezionare un procedimento amministrativo partito da lontano 2014 e che soprattutto in questo momento, e questo appunto mi fa riflettere in un certo qual modo quando si parla dell'opportunità oppure bisogna analizzare quali siano le esigenze che portano all'affidamento di questo immobile in un momento come questo, storico come questo, che porta, che porta un servizio, che porta un presidio sanitario all'interno, appunto, un nuovo presidio sanitario. Quindi, insomma, veramente non riesco a capire quali siano le obiezioni dei colleghi. E poi intervengo brevissimente perché, appunto, si è parlato anche del regolamento dei beni indisponibili, in cui il centrosinistra dice che non è ricevibile per tutte le questioni che sono state ampiamente dette in commissione, poi interviene il centrodestra e dice una sanatoria per tutti i centri sociali, cioè uno dice A e uno dice B. Io vi chiedo quantomeno di non trattare così superficialmente un tema che, come è stato detto ampiamente in commissione, coinvolge molte realtà e insomma non può essere semplicemente così additato di essere una sanatoria tout court, quando poi soprattutto da soggetti da consiglieri, chiedo scusa, pardon, che non hanno mai partecipato neanche a una delle commissioni relative al tema, quindi invito a partecipare se si hanno delle obiezioni delle domande, senza poi contare che poi comunque la commissione un ex esponente di Fratelli d'Italia c'era, cioè poi è passato alla Lega, per cui non so come ovviare a questa questione e affrontare insomma in modo più serio questioni che invece meritano senza dubbio l'approfondimento. Ad oggi veramente non capisco proprio il senso di riportarla in commissione per ritrattarla di nuovo per gli assenti. Insomma, è stata trattata, ci sono i verbali e la questione mi sembra anche, se dal punto prettamente politico, piuttosto pacifica visto il momento storico che stiamo vivendo. Grazie mille, Presidente.